E niente, oggi abbiamo un ospite d'eccezione, abbiamo una persona che ha deciso, persona, un essere che ha deciso di rimanere qua in primo piano nel video. Cerchiamo di ignorarlo e vediamo come va. Intanto, come va a voi, signori? Perché è martedì? E più passa il tempo, man mano che passa il tempo, è come aggiungere un piccolo grano di sabbia all'interno di una clessidra che ci sta conducendo al ritorno della Juve. Eh sì, perché domenica sera giochiamo con la Roma, sarà una partita indispensabile, importantissima. Ho già fatto una piccola analisi anche nel video che ho pubblicato lunedì e sono contento che in molti abbiano capito qual è stato il mio discorso. Altri non proprio al 100%, è per questo che sto ancora continuando a preparare. Sapete che ogni tanto mi dedico maggiormente ad alcuni contenuti e sto continuando a preparare appunto il video che parlerà della Champions League, che parlerà dei giocatori più decisivi nella Champions, e per darvi anche l'indicazione di quello che penso io a proposito della Champions League. Ma proprio perché sta arrivando questo Juventus-Roma importantissimo, vi chiedo di scaricare OneFootball. Il link ovviamente è sempre qui sotto in descrizione. OneFootball è lo sponsor di questo canale YouTube che ci tiene compagnia anche in questo periodo in cui la Serie A non sta giocando, ma appunto dovremo prepararci per quella che è il grande ritorno della Juventus. Avremo un filotto di partite importantissime, quindi OneFootball ci accompagnerà appunto nella creazione di questo hype e delle probabili formazioni, anche perché Rabiot al Covid lo sappiamo è positivo. Ragù mi sta toccando i capelli e dobbiamo capire chi giocherà al suo posto. Arthur, che è stato impiegato nella partita con l'Alessandria di sabato, vedremo un attimino. Oggi vi voglio mettere in difficoltà, oggi voglio veramente fare un gioco con voi. Se siete tifosi della Juventus, questo è il momento giusto per capire di che cosa stiamo parlando. Perché è l'11 di ottobre quando sto registrando, quindi il giorno prima di quando vedrete questo video, e ormai bene o male dovremmo avere le idee chiare su quella che è la Juventus, di quella che è la squadra, di quelle che sono le ambizioni, gli obiettivi, la percezione da parte dei tifosi. Quando l'altro giorno ho fatto il video con Kinoshe e Davom, della durata di ben 38 minuti, tra l'altro, quindi veramente qualcosa di molto 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 lungo, sono arrivato a parlare di una cosa in particolare. Qual è stata questa cosa in particolare? Firmereste per quarto posto, Coppa Italia e Supercoppa? Nel senso, oggi io vi metto davanti agli occhi un contratto che dice che con una firma qua si finisce la stagione così. Vi chiedo, firmereste oggi per una finale di stagione, per un posizionamento stagionale di questo tipo? Quindi almeno il quarto posto, quindi si va in Champions, vince la Supercoppa e vince la Coppa Italia. Io ho detto di no. L'altro giorno, secco proprio, ho detto no, non lo farei, non firmerei. Davom stesso ha detto che non lo farebbe, Kinoshe invece firmerebbe a patto che poi ci possa essere una crescita, una maturazione da parte della squadra. Io non firmerei, eppure tante volte sono qua a dire, arrivo a dire nei video, che secondo me questa è una squadra da quarto posto in Serie A, massimo, cioè nel senso l'obiettivo di questa Juve deve essere ambire al quarto posto, non che sia massimo in Serie A, ma che l'obiettivo vero e proprio di questa stagione sarà quello. Tradotto, se arriverai nei primi quattro dovrai essere contento. Eppure sono qua a dire che comunque non firmerei. Allora voi potrete dire, Luca, stai dicendo una cosa che è il contrario dell'altra, sei un pochino ipocrita anche se vogliamo vedendola in questo modo, o forse non hai bene le idee chiare. Io ora vi dico che cosa firmerei per questa stagione di Serie A. Basta. Sebbene sia consapevole che questa sia probabilmente la Juve peggiore del decennio a livello qualitativo, ci sono state squadre più forti e lo vedremo comunque col video anche della Champions, io firmerei oggi, e voi direte grazie al piffero, per scudetto più almeno prime 8 di Champions, top 8 di Champions. Che cosa vuol dire? E questa secondo me è la stagione ideale che può fare questa Juventus. Io ad oggi non ho abbandonato l'idea che possa accadere una roba di questo tipo. Sarei sorpreso, quello sì, perché non ritengo la Juventus una squadra da scudetto in questo momento, ma lo dico nella più totale tranquillità, nella più totale serenità. Non credo che questa Juve sia una squadra da scudetto, non penso che possa battere quelle che in questo momento sono davanti sulla carta, e probabilmente sono davanti non solo sulla carta, ma anche a livello di entusiasmo, di rosa e di ambizioni. Perché noi non dimentichiamocelo che stiamo ricreando la Juventus. Questo è l'ennesimo anno di ripartenza, l'ennesimo anno zero, dove cambiamo allenatore, dove cambiamo strategia, dove cerchiamo di dare la squadra in mano ad altri giocatori che o non c'erano, come Locatelli, come lo stesso Ken, come Kai Orge, oppure che non erano ancora pronti
ad essere così tanto protagonisti come Chiesa e come Dybala, imprigionati tra virgolette da un Cristiano Ronaldo che negli ultimi 3 anni era stata veramente la stella in grado di trascinare la Juventus. Quindi queste sono le mie ambizioni di quest'anno, e per quanto io sia consapevole del fatto e convinto forse anche del fatto che questa Juve difficilmente potrà alzare la Serie A, io vi dico che per quanto sì sia bello vincere la Coppa Italia e la Supercoppa, non prendiamoci in giro. L'anno scorso quando noi abbiamo festeggiato queste competizioni e l'Inter festeggiava lo scudetto, era tutta un'altra storia. Quando noi festeggiavamo i gol di Chiesa con il Porto, sognando anche un Chiesa che un domani ci poteva trascinare in Champions League, cosa che è avvenuta effettivamente col Chelsea e che spero avverrà anche nella seconda parte di stagione, pensavamo che in realtà stavamo uscendo contro il Porto ai quarti di finale, agli ottavi di finale, scusate. Quindi non è esattamente la dimensione che volevamo per questa Juve. Ad oggi prendetemi per pazzo, perché solo un matto in questa situazione potrebbe dire voglio scudetto più top 8 d'Europa, perché scudetto più top 8 d'Europa secondo me arrivi a fine anno a valutare una stagione del genere come assolutamente di gran lunga positiva, perché hai overperformato. È un po' quello che mi aspetto, anzi più che aspetto, che vorrei riproporre come è stato con Chiesa. Io da Chiesa non è che mi aspettassi poi tanto, anzi andatemi a rivedere i video di quando arrivo a Chiesa, non sono uno da dire no, Bernardeschi 2.0, non ero assolutamente uno di quelli, ma mettere in dubbio 50-60 milioni con riscatto obbligatorio per un giocatore che secondo me fino a quel momento poteva essere bene o male una riserva per la Juventus, beh, qualche interrogativo me lo sono posto. Poi guardate oggi ed è più bello perché era inaspettato, perché è inaspettato. È un po' la stessa cosa che voglio su Caio Jorge, al fine, o Caio Giorgi, che se non mi sgridate. Attenzione però, perché se firmate questo foglio, no, del quarto posto più Coppa Italia più Supercoppa, automaticamente togliete la possibilità di vincere lo scudetto, perché se firmate lo scudetto non lo vincete e non sapete nemmeno dove arriverete in Champions, percorso Champions. Poi ve lo ribadisco, questa è la mia richiesta super ottimistica. Poi se devo abbassare un po' le pretese, credo che verosimilmente questa Juventus lotterà fino all'ultima giornata per entrare nei primi quattro. Non penso che arriverà come una delle protagoniste per lo scudetto. In Champions è sempre un po' complicato perché, dai, intendiamoci, c'è lo sorteggio, poi quando passi eventualmente il girone, c'è il discorso di arrivare primo o secondo, l'incastro con un altro girone, quindi un'altra squadra che è arrivata o prima o seconda, gli infortuni, le squalifiche, il momento di forma, giocatori che magari fino a quel momento ci sono stati e in quel momento lì non ci sono, come è successo anche a Dybala in tanti anni, quindi è difficile. Come fai a parlare di Champions League? È per quello che tante volte si dice impossibile programmare la Champions, oppure è anche una questione di fortuna. Quindi è questa la grande domanda che vi faccio. Voi che contratto andreste a firmare? Compilatelo. Ad oggi, in un momento in cui veramente pensare di arrivare nelle prime 8 d'Europa probabilmente ed essere super positivi, o comunque vincere lo scudetto, essere super positivi, voglio che mi scriviate voi il vostro contratto da firmare con gli obiettivi da portare a termine. È quello che dicevo l'altro giorno, a fine anno mi piacerebbe riconoscere alla Juventus di essere stata una squadra in grado di vendere cara la pelle, al di là del modo in cui giocherà, una squadra che quando gli avversari vengono ad affrontarci possano tornare gradualmente a pensare non sarà la stessa io di qualche anno fa, ma ci sta provando, lo sta tornando, è una squadra che temo. Perché davvero al giorno d'oggi le squadre che ci vengono a affrontare non hanno più paura di noi, non ci rispettano più, sanno davvero che siamo una squadra più scarsa degli altri anni e che si è perso tanto di quell'alone mistico di Juventus. Un'altra cosa che voglio alla fine dell'anno, alcuni giocatori che se oggi non li considero titolari, cioè non riesco veramente a pensarli titolari, un domani potrebbero esserlo. Un esempio su tutti, Kulusevski. Ad oggi Kulusevski non riesco a immaginarlo titolare perché credo che abbia un livello veramente inferiore agli altri, ma anche quando entra tante volte dico boh, non sto capendo. Il derby col Toro è un punto di partenza incredibile per Kulusevski, perché secondo me ha fatto la prestazione che doveva fare da subentrato, quindi mi auguro che questo la possa replicare, perché replicando quella prestazione lì non solo diventi anche un giocatore interessante nelle rotazioni, ma anche dal primo minuto,
giocatori come Rabiot e Bernardeschi, che oggi sono titolari, scusate, Bentancur non Bernardeschi, sono titolari perché manca altro, un domani voglio che siano titolari perché diavolo se lo meritano. Giocatori come McKenny, che ho difeso a fine mercato, ricorderete il mio video del no, no, no della cessione di McKenny, perché veramente ho detto diamogli una possibilità a McKenny, non puoi lavorare con i giovani e aspettarti che in una stagione siano già pronti, boom, fenomeni. McKenny l'anno scorso aveva fatto vedere cose buone, poi quando è stato riscattato cose meno buone, e adesso svegliati McKenny, perché una stagione fatta bene, te l'ho lasciata di tranquillità, in cui mi hai anche fatto vedere delle cose fatte bene e delle cose fatte male, adesso però basta. Arrivare a fine stagione con la consapevolezza che McKenny o dentro o fuori è un giocatore da Juve oppure no, non solo in campo e anche fuori, che Dybala possa essere decisivo con la Juventus anche nelle serate più difficili, perché se diventa il numero 10, il capitano, il giocatore più pagato della rosa, mi aspetto che mi faccia la differenza nelle serate difficili e non in Italia, al di fuori dell'Italia, perché Chiesa nel suo primo impatto juventino ci ha fatto vedere di essere veramente decisivo in Europa. E appena è tornato anche col Chelsea quest'anno, che va bene, sono i gironi, quello che volete, ma già a bollare, già a marcare, cosa che aveva dimostrato anche con la nazionale europea, è un giocatore con una caratura diversa, una mentalità diversa, una cattiveria diversa. Tante piccole cose che a fine anno voglio vedere lì, stampate. Poi sarà secondo posto, sarà terzo posto, mi dispiacerà, perché io tuttora, non me lo nascondo, io lo scudetto ancora lo sogno. Penso che sia stupido parlarne, ragazzi, è stupidissimo. Perché siamo a meno 10 dalla vetta e ci sono delle squadre che non stanno mollando un centimetro, anche le prime 8 d'Europa, ma sapete quanto è lontano essere delle prime 8 d'Europa adesso? Lontanissimo, dopo due partite di Champions, due, perché non puoi davvero valutare la Champions dopo due partite, lo dicevo nel video della Champions. Però darmi per sconfitto, per battuto, per terminato oggi, a ottobre, a metà ottobre, da tifoso della Juventus, non ci sto. Non ci sto, queste cose avvengono perché ho molto rispetto e fiducia dell'allenatore che abbiamo in panchina, perché fosse stato un allenatore per il quale non avevo fiducia o che non mi ispirava fiducia, non sarei qua a fare questo video e dire queste cose. Quindi davvero vi sfido, qual è il contratto, qual è la lettera, cosa firmereste? Per cosa firmereste da dire ok, tutto il resto mi va bene? Poi attenzione, magari a fine anno vinciamo la Champions e me lo auguro e sono qua a dire coglione che hai firmato nelle prime 8 d'Europa e lo scudetto, hai vinto la Champions, sei arrivato quinto in Serie A, ma hai vinto la Champions. Quindi è un giochino divertente che magari si potrà riproporre più avanti, ma ricordatevi che dovete essere obiettivi con l'idea che avete in testa, la percezione che avete della squadra e anche con il cuore, quello che davvero vi aspettate che si potrà fare effettivamente quest'anno.